Una parte della ricaduta delle scie di condensazioni chimiche è formata da particelle grandi 10 micron che ricadono su persone ignare, piante e animali. Un capello umano è spesso 100 micron. 10 micron è un numero infinitamente microscopico. Può avere effetto sui nostri polmoni, causare malattie cardiache e portare alla morte. Esistono importanti studi in cui si evidenzia che i voli civili, gli aerei di linea, rilasciano delle scie che solitamente si dissolvono in pochi secondi, mentre quelli militari nello stesso punto rilasciano scie che durano dalle 4 alle 8 ore. Le condizioni climatiche sono identiche, ma le scie sono completamente diverse. Una è civile e una è militare. C'è qualcosa che non va. È stata fatta una ricerca che afferma che l'ossido di alluminio potrebbe essere utilizzato per ridurre il riscaldamento globale. E ho pensato che se mai avessero usato l'ossido di alluminio nell'atmosfera, ce ne sarebbe stata traccia nelle precipitazioni. David raccoglie campioni di pioggia durante i giorni in cui nota un maggiore traffico aereo rispetto alla norma. Mi aspettavo di vedere misurazioni nella norma, in cui fossero presenti 0,0093 mg per litro, una piccolissima quantità di alluminio presente naturalmente nelle precipitazioni. Invece erano di 20 volte superiori a quello che mi aspettavo. David Dickey è convinto che questi campioni siano la ricaduta delle scie di condensazioni chimiche. Speravo veramente di trovare campioni di acqua naturale. Quando ho trovato l'alluminio e il bario, ho avuto la conferma che c'era qualcosa di strano.